Ultimo atto della bella iniziativa toscana, la regione del buon vivere, e al COP.fi di Gavinana c'è l'incontro con lo chef Leonardo Romanelli. Eccolo qua, riposato, sereno, avvezzo alle telecamere. Leonardo Romanelli è anche di questa iniziativa il coordinatore. Facciamo allora un punto, visto che questo è l'ultimo atto. Credo sia stata un'ottima esperienza, perché abbiamo portato questa che deve essere l'idea, il messaggio dell'Expo, qui dentro i negozi COP, attraverso quelli che sono poi i prodotti che tutti possono trovare. E l'idea è quella di rendere la cucina non semplicemente un'idea di show, così legata semplicemente allo spettacolo, ma farla rientrare in casa attraverso la porta principale, ovvero sia il cibo quotidiano, che deve essere proposto secondo uno stile nuovo, diverso, ma sempre legato alla tradizione. Senti, quando cominciammo questa trasmissione 20 anni fa, il tempo è passato, ci presero un po' per pazzi, perché parlavamo di cucina in un'Italia che tanto di cucina non parlava. Tu eri uno dei protagonisti di quelle puntate. Gli anni sono passati, adesso si parla molto di cibo, si parla molto di attenzione in quello che si porta a tavola. Si parla bene, si razzola male, oppure davvero si mangia meglio? Io credo non si sia mai mangiato bene come si sta mangiando oggi. Io metto sempre da parte un po' gli eccessi della nostalgia, perché se noi andiamo a vedere veramente cosa veniva mangiato una volta, obiettivamente non c'era questa qualità. Ci sono tante volte nel passato sapori che dovevano essere camuffati, coperti, nascosti. Oggi invece si sta sempre di più cercando quella che è l'essenza, la qualità. Ma prima di passare al prossimo servizio, lasciatemi ricordare il World Refugee Day Live. Sabato 20 giugno all'ippodromo del Visarno a Firenze è previsto un grande evento con la partecipazione, tra gli altri, di Elisa, Piero Pelù, Banda Bardot, Enrico Ruggeri, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di oltre 50 milioni di persone nel mondo costrette a fuggire a causa di guerre, discriminazioni e violazioni dei diritti umani. Ma come detto, diamo spazio al prossimo servizio di questa settimana, il Nido delle Cicogne. Mentre il babbo cerca il cibo, la mamma rimane nel nido con i piccoli. Intanto, a distanza di sicurezza, c'è chi spia questo quadretto familiare munito di potenti cannocchiali. A vedere la cicogna con tutta la famiglia, perché? Certo, perché è una bella esperienza e perché la bimba me l'ha chiesto, e quindi più che volentieri, mi diverto anch'io. E per fare qualcosa di diverso una domenica mattina, per fare un giro e vedere qualcosa proprio di diverso dal vivo. È una bella emozione poterle fotografare mentre spiccano il volo, mentre danno da mangiare ai bambini, e quindi sono spettacoli sempre belli e non tanto frequenti. La cicogna è tornata, e con lei il giorno della cicogna, che permette di vedere dal vivo, insieme a esperti, il nido del maestoso uccello. Tre date: 31 maggio a Monsummano, 2 giugno a Fucecchio e 7 giugno a Quarrata, a ingresso libero, promosse insieme alle sezioni soci COP della Val di Nievole e di Fucecchio. Ogni volta l'evento richiama tra le 500 e le 600 persone. Ma vedete proprio una famigliola così al completo, è molto carino. La cicogna mancava dalla Toscana da 400 anni ed è tornata grazie a un progetto di ripopolamento del centro di ricerca del Padule di Fucecchio, un'area umida e una riserva naturale dove questa specie protetta può trovare cibo e riparo. Dal 2005, con il primo nido di Fucecchio, dopo secoli di assenza, ha iniziato a nidificare di nuovo in Toscana. E attualmente ci sono 8 nidi distribuiti fra il Padule di Fucecchio, la parte pisana con il nido di Cascina e la piana Firenze-Prato Pistoia, dove ci sono nidi sia a Iolo, Prato, che a Quarrata. Intanto il progetto era interessante. Abbiamo trovato uno spunto perché le cicogne si sono fermate in questo posto. Qui, come vedete, questa è una discarica, però insomma, con una certa organizzazione, eccetera. Un'esperienza da ripetere, perché le cicogne sono longeve, quindi speriamo che duri tanto anche questa grande esperienza. E una cicogna può arrivare a vivere 35 anni. In tutta Italia esistono 200 nidi. In questo caso la cicogna ha scelto come casa un traliccio, messo in sicurezza da Enel, che si può osservare dalla discarica di Monsummano Terme. Qui torna ogni anno. Perché scelgono proprio i tralicci?
Dunque, i tralicci a volte dico che sono le torri del XXI secolo. La cicogna ama da sempre nidificare a contatto con l'uomo. Dal punto di vista del disturbo umano è un posto estremamente sicuro, perché su un traliccio dell'Enel chi è che li va a disturbare? Allora, il coordinatore si cambia, lascia il vestito da coordinatore e mette invece l'abito da chef, perché diventi il protagonista di questo ultimo appuntamento. Cosa bolle in pentola? Sta bollendo un brodo di verdure, perché qui con questo faremo un ottimo risotto con piselli e pecorino. Prodotto di stagione, prodotto del luogo, quindi l'idea di trattare anche in maniera diversa, perché magari il risotto non sarà tanto toscano, ma in realtà ricordiamoci che esiste anche il riso fatto in Maremma, quindi ecco perché possiamo costruire questa che è l'idea, attraverso gli ingredienti toscani, di stagione, anche nuovi piatti. Allora, siccome Romanelli è sinonimo di garanzia, ma anche di grande popolarità, ci sono in tanti già intorno a questo banco, non si vive di solo risotto. No, infatti faremo un altro grande classico, secondo me, che è quello dell'insalata di trippa, che a volte però io vedo fare sempre un po' in maniera non così attenta. Basta tagliarla fine fine e metterci tante verdurine, visto che ci sono, allora mettiamoci la carotina, il sedanino, il basilico, il prezzemolo, tutto questo ci darà a questa trippa, che ricordiamocelo, è magra, ma gradevole, questa idea di un antipasto che ci va a evitare quelle terribili insalate di riso estive. Quindi impariamo, perché quando abbiamo una cena fredda abbiamo sempre gli amici quattro insalate di riso. No, voi portatela di trippa. Senti, tu predichi bene, però dopo vediamo anche e ascoltiamo i pareri su questi tuoi piatti. Sì, ma io sono pronto al giudizio, anche perché alla fine propongo una panzanella scomposta, che sicuramente qualcuno mi dirà qualcosa: oh, io la panzanella e so come la si fa, non come tu la fate, ma io li sfido, io ci provo. Vai, allora. E prima di fare un nuovo break da Gavinana, mi piace ricordare che sabato 20 giugno a Lucca, nella chiesa sconsacrata di San Romano, si terrà la premiazione di tutti i pellegrini che hanno partecipato alla bella iniziativa sulla via Francigena in Sei Mosse. Ma passiamo al prossimo servizio in scaletta. Con l'arte fai la tua parte. Lasciata la scrivania, tolta la divisa, ballano, cantano e recitano. In un centinaio da quasi 2 anni si stanno preparando per il grande debutto, l'11 ottobre, quando al Teatro Puccini di Firenze si alzerà il sipario su Coop Mia, la prima commedia musicale fatta tutta dai dipendenti di Unicoop Firenze e presentata al grande pubblico. Siamo andati a curiosare nel Teatro Le Quinte durante le prove. Da mesi si ritrovano la domenica mattina per provare insieme e conoscersi meglio. I lavoratori dei punti vendita e degli uffici si sono messi in gioco. Seguiti da professionisti del settore, porteranno sul palco lo spettacolo dedicato ai 40 anni della cooperativa. È assolutamente un sacrificio per me venire qui, anzi è un piacere. Che penso, e poi alla fine si divertiranno, perché poi insomma lui ci sta divertendo, insomma abbiamo fatto anche qualche sessione insieme e ci siamo divertiti veramente. Un po' di emozione c'è già in vista della prima, domenica 11 ottobre alle 16:45. La trama per ora è top secret, ma la prevendita dei biglietti è già partita nel circuito box office all'interno dei punti vendita di Unicoop Firenze. Biglietto intero a 10 euro, ridotto a 5, che andranno in favore dei progetti di solidarietà della Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Lo facciamo con passione, non siamo professionisti, speriamo di fare una figura accettabile, però ecco, lo prendiamo comunque come un grande impegno. Da chi l'arte la fa sul palco a chi l'arte la vede da vicino, come questi dipendenti di Unicoop Firenze che insieme ai loro familiari hanno visitato la Galleria degli Uffizi grazie all'iniziativa Dentro la Bellezza. 4 date da tutto esaurito tra febbraio e maggio, 8 visite, una al mattino e l'altra al pomeriggio, che hanno coinvolto 250 persone da tutta la Toscana, e anche la guida turistica è una dipendente di Unicoop Firenze.
L'idea nasce lo scorso anno con l'intento di farci vivere noi dipendenti con le famiglie in un contesto completamente diverso da quello che può essere il punto vendita o l'attività comunque lavorativa in sede. A settembre si replica con nuove visite agli Uffizi di Firenze per dipendenti e loro familiari. Anche in questo caso il ricavato va alla Fondazione Il Cuore si Scioglie. Assolutamente da ripetere, non solamente con gli Uffizi ma anche con altre opere d'arte e non solo come visita a musei ma comunque tutto ciò che aiuta a riconoscersi in un gruppo che è Unihop Firenze aiuta sicuramente anche poi nel lavoro quotidiano. E poi oltre a goderci Firenze, oltre a goderci la compagnia, diamo anche un contributo alle cause della fondazione, che è sempre un bel impegno, una cosa che facciamo sempre molto volentieri. Com'è? Buonissimo, delicato, però non siamo abituati alla Fiorentina a pezzi. Questa è una sciccheria, capito? Buona, buona, rinfrescante, piacevole, sì. Ma tutte voi l'avete mangiate queste? Io ne ho mangiate tre. Tre? Guarda, tre. Com'erano? Buonissime, fresche, buona veramente. Adesso poi è in grado di rifarla a casa? Sì, ho visto, è facile, dai, sì. Ma questa iniziativa nel punto vendita vi è piaciuta? Sì, tantissimo, sì. Molto, molto bellina questa cosa. Sono venuta tutta di corsa in bicicletta appena l'ho saputo. Quindi si è mantenuta anche in forma, ora ha ancora più appetito. Tu sempre grassa uguale. Finisce qui la nostra trasmissione che ricordo potete anche vedere sulla pagina Facebook di InformaCop e sul sito www.copfirenze.it/video. Ed è davvero tutto, l'appuntamento è tra 7 giorni. Ciao a tutti.